E rieccoci qua ragazzi in un altro episodio su Dark Souls 2. Riprendiamo tornando dove ci eravamo fermati, ovvero verso il terzo falò. Perché abbiamo scoperto che a destra non ci sta niente di che, ci sta solo una pietra di Pharos che non possiamo utilizzare ora. Dopo si andrà qua dritto per dritto, una certa, quando tutto verrà scongelato. E l'unica strada che c'è rimasta è quella a sinistra. E ovviamente ci sta anche il boss di prima, però io lo dico, ragazzi, lo ripeto. Finché non troviamo un vicolo cieco totale, il boss lo voglio ignorare. Che non si sa mai. Che può essere magari solamente un boss opzionale e tutto il resto, però nel dubbio evito. Qua in teoria non ci sarà niente, quindi possiamo anche correre un po'. E poi ci sarà un nemico giusto dietro di noi, a sinistra. Vero? Era unico? Ah, sono nemici unici. Beh, in effetti mi sembrava strano, perché l'aspetto era fin troppo vivo, tra virgolette. Non sembrava essere un fantasma. Perlomeno non sembrava essere un fantasma dopo che abbiamo ottenuto l'oggetto mistico per vederlo. Ok, siamo arrivati qua. Facciamo così, va? Muorici però. Addirittura il backstab. Quando si dice overkill proprio. Ok, ora mi devo riposare però, perché come ben vedete ho sprecato molti incantesimi, ne sono rimasti pochi. E ora ricominciamo con la tortura, raga. Che qua moriremo tante altre volte. Una, due, e tre. Come no? Come no? Buttati. È morbido, ci sta il panettone, tutto per te. Ah, pure un altro headshot, addirittura. In teoria qua bisogna andare? Sì. Io spammo. Pure, a sinistra. Madonna, ma quel bastone? Ma che cazzo? Oh, sto gioco è magico, raga. Molto magico. È per questo che sono mago, perché è magico. Mica perché il mago è overpowered, di solito. A sto giro il mago lo sta prendendo in culo. Ok, ora posso anche toccarlo. No, muori, va l'altro molto veloce, vero? Nel dubbio io scappo. Sì, sta arrivando, lo sento. Bastardo. Schifoso. Cazzo! Telecamere di merda. Ok, buono, buono. Che culo. Un mezzo bug mi ha salvato. Così a caso, in teoria non avrei dovuto colpirlo. Però il colpo è proseguito mezzo secondo dopo che sono stato stunnato, quindi ho preso lo stesso. Buono, non mi lamento. Soprattutto perché il gioco di solito cerca di ammazzarmi in ogni modo possibile e immaginabile. Per una volta che mi salvo al culo non mi faccio troppe domande. Salve. Perché non è ancora crepato? Ma che cazzo? Non è morto. Veloce! Cazzo! Spero di essere più veloce. Purtroppo questa però non è la spada. A questo punto contro questi vale veramente di più la pena usare la spada. Perché non li stunno comunque, quindi i danni saranno un po' inferiori, sì. Però quasi quasi la velocità compenserà la mancanza di danno. Sì. Uno, due, tre, ecco. Molto più veloce e più agile. Però non vedevo tante differenze con l'anello di protezione speciale. Magari mi sbaglio, però
Nel dubbio, rimettiamo quello che ci permette di fare più danno e di rollare più lontano. Ecco, ora il barile qua a destra non c'è più. Dove siamo finiti, quindi? Ah, ma... ah, è vero, quindi abbiamo completato tutto. Manca solo il boss, quindi. Ah. Allora mi conviene riposarmi prima. E contro il boss, fortuna che ho la spada, perché la spada sarà molto meglio. Farò meno danno, sì, però sarò molto più veloce. E ora, con tutte le anime del mondo, rischiando di bruciarle, andiamo impavidi verso la boss fight. Pronti a morire male. Cominciamo con gli incantesimi e dopo passiamo subito alla piromanzia. Però partiamo con gli incantesimi perché voglio provarli subito. Voglio capire quanto danno gli posso fare. Attenzione. Disegni di disperazione. È così tosto? Qua si prendono vita, no? Do not seek the old chaos, nor its twisted flame. Ma... è una tigre? Figo! Una tigre magica, tra l'altro. Infatti faccio poco danno. Incantesimi! Madonna. Del dubbio mi prendo anticipo. Ho fatto malissimo, sono morto. Lasciami andare, lasciami andare! Quindi c'è un fuggito che probabilmente fa danno. Oh, eh? Vogliamo ora il fuoco. Il fuoco, non sbaglio, fa anche meno danno. Non lo so, c'è questa impressione. Ok, ora fuggisce e non ci fa niente perché siamo lontani. Cioè, c'è scritto che fa 99 di danno, ma ho l'impressione che faccia molto più di 99, non so perché. Infatti questo è il vero 99. Sembra quasi che la palla di fuoco la colpisca 8 volte e tipo l'ultima volta fa 99. È tipo quello l'ultimo danno che si vede, però in realtà fa molto di più. Guardalo così sempre, guardate la barra della vita quanto scende. E si dice sempre 99, ma non è mai nella vita 99. Aia! Li fai i danni! Dai, dai! Fai bravo, ti do un po' di coccamantelle. Su, 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 un po' di cocchette. Basta che non mi colpisci. Ok. Bravissimo. Ora bel... solo in faccia. Quindi il suo colpito non è che va solo dritto per dritto. C'ha una gravità. Ok. Infatti ha senso come... sono morto. Sono morto malissimo. Cazzo. Devo decisamente studiarlo di più sto boss. Però da quello che ho visto la piromanzia non è affatto male. Forse mi conviene di nuovo cambiare anello? Questo sarà il test finale per vedere se vale la pena di usare quell'anello oppure no. E come sempre quello d'acciaio mi metto che non si sa mai. Sicuramente non potremmo toccare nessuno, però nessuno ci viene di tornare umani per avere 2 HP bonus in più, no? E ora si rientra. Vieni gatto, ti faccio vedere. Vieni, vieni che ti faccio fare le fusa. Attenzione, chi è questo? È il liquor d'acciaio? Quindi possiamo evocare qualcuno. Ah! Non me l'aspettavo. Ok. Sarà un NPC, però nel dubbio l'inchino è d'obbligo. Salve signorina. Andiamo. Ma, scusi, ma qui c'è Estus? Ok, a suo rischio e pericolo. Non le dico io cosa fare, però. Andrei con dei pugni alzi, non mi sembra di avere delle idee. Vieni gatto, vieni gatto, vieni gatto. Miau. Cazzo, colpisce più volte. No, non si vede alcuna differenza dei danni. Cioè, nei danni che subiamo, tra virgolette. Cioè, la differenza è minima, c'è, ma è minima. Sono morto. Invece no, che culo. Pensavo attaccasse me, invece attaccava... Non sto capendo che cazzo sto facendo. Oh! Via, via, via.
Bravo, attacca Ellie, attacca Ellie, ignora me. Cazzo, non è... Madonna, la mia stamina era finita, per quello non potevo fare niente. Ok, mi posso curare e mo mi sparerà in faccia a me o Ellie. A me, ok. Ma pensavo fosse più addosso a lui, invece no. A quanto pare il raggio della carta è molto ristretto. Ah, usa pure la pila, non via la signorina. Perché questo incantesimo non era mai nella vita mio. Inizio a curare. Ok, quella è molto più semplice. Cazzo, che danni che fai. Fottuto gatto enorme. Cazzo, mi stavo curando. Pensavo non mi avrebbe attaccato. Porca troia. Gatto di merda. Comunque, da quello che abbiamo visto, usare la piromanzia non conviene manco per il cazzo. Non contro sto gatto, almeno. Fa più danni che altro. Quindi, torniamo alle origini, raga. Facciamo vedere a tutti quanti che cosa significa essere dei veri maghi. E già che ci siamo, proviamo anche il lampo dell'anima. Ok. E dopo l'abbiamo visto, sto anello è quasi inutile, purtroppo. È un vero peccato. Quindi mi conviene più che altro tenermi l'altro, almeno avrò più stamina e tutto il resto. Dov'è? Ecco. Più stamina e si rigenera più e più velocemente. Ora, di nuovo, fammi usare l'effigie umana e andiamo! Dai che ora siamo tornati veri maghi, questa è la volta buona, ne sono sicuro. Un altro! No. Dopo diventa troppo semplice, non possiamo permetterci di esagerare, raga. Anche se non sarebbe esagerare, ma sarebbe aiutare qualcuno ad acquisire anime. No, non posso fare sta stronzata. Ok, faccio un poco danno, sì. Ok, mi ignori? Dimmi che mi ignori. Ok, mi ignora per ora. Mi ignora manco per il cazzo. Ok, devo schivare in ritardo. Perfetto, ho capito come funziona più o meno. Beh, come ho fatto 80 volte con questo vortice di sta cerca. Madonna. Il vortice è tipo l'incantesimo più pericoloso da usare, perché devi essere molto vicino, perché ha un raggio molto corto, e allo stesso tempo, funziona il lampo, che fa? Il lampo non fa niente. Niente di ciò che è stato promesso. Il lampo è una truffa. Cazzo. No, lasciami. Sto mesciando, non mi toccare. Chissà se mesciare funziona in Dark Souls 2. No, mi attacca! Invece no. Cioè sì, mi attacca però. Non nel modo in cui prendevo mi attaccasse. Madonna. Schifo da ritardo. Oh. Madonna. A caso. Sopravvivo senza motivo. Sono matto. Dai, su, finiscimi! Cazzo bastardo. Lo so che mi vuoi uccidere. Fallo, se c'è le palle. Ah no, l'hanno portato dal veterinario. Ok, perfetto. Forza, attacca, mi sa come attaccare me, attaccami. Comunque mi sa che mi sbagliavo, la piromanziera era molto utile. Però mi sei dovuto avvicinare per usarla, quindi mi conviene di più usare questi incantesimi qua. Perlomeno posso spammare da distanza, finché c'è Ellie perlomeno. Ci hai provato, eh? Ci hai provato, eh? Puzzone! Vivevo il geyser perché lo voglio usare. Voglio usare il geyser. Ok, pensavo di averlo stunnato, invece no. Semplicemente si era fermato perché è stato in ghoul. Ok, urla, perfetto. Quindi non mi fa danno.
su di lei. Ora su di me. Pericoloso, qua bisogna schivare tanto e con una certa precisione, che sono questo io. No. Urla, ti prego, urla. Ok, non urla. Che l'urlo è la finestra d'attacco perfetta. Ok, è morto. Prossima freccia muore. Via, ciao, addio. Era tosta, raga. Era veramente tosta. 58.000 anni, mica male. Cazzo, ci siamo riusciti alla fine. Mica male. Quella piromanzia avrebbe fatto fare la boss fight molto più velocemente, quindi mi sa che devo veramente tornare a usarle. Cazzo. Non mi piace essere stregone, perché non posso essere stregone? Bastardo infami. Non si apre da questo lato. Ma vaffanculo. Inutile, più avanti. Io ci provo. Lo so che non c'è niente, ma io ci devo provare. Niente. Vediamo un po' i messaggi. Prova. Deviazione. Parry. Attenzione, qua c'è stata una cosa che si può parryare facilmente, a quanto pare. Vi voglio bene. Ora possiamo tornare indietro e aumentare la nostra armonizzazione, ovvero la nostra volontà. Majula, vieni a me. Dammi un po' di conforto. Ecco. Signorina, non si glitchi. Mi faccio livellare piuttosto. Cioè, fuori di fare tutti sti livelli, tutte ste robe, dopo quando affrontiamo i boss finali del gioco, quelli del gioco base, li sfonderemo di brutto. Comunque, l'incremento e la diminuzione dei danni sarà minima. Quindi, quasi, visto che comunque i danni, vedete, diminuiscono di 3 i danni del nostro scettro, vero? No, diminuiscono di 5, perché quello è l'altro, quello sinistro. Che quello che usiamo noi è quello destro, quindi da 5.36 passa a 5.31, quindi volendo potremmo fare questa cosa qua. Ok. Ora da maghi siamo diventati improvvisamente tankosi. Con 2 anelli. Mi piace. Che senza gli anelli saremo a 1366 e 100. Aumentato di un casino, più di 200 la salute, più di 20 l'energia. Mi piace! Torniamo nel nostro quarto falò. È il quarto, beh? No, è il terzo, aspetta. Ah, è il primo di... Capito. Quindi abbiamo trovato un totale di 4 falò su 6 di quest'area. Perché non penso ce ne siano altri. Quindi abbiamo quasi finito. Siamo a 2/3 del DLC. Ma è possibile? Magari metà? Perché mi puzza di boss fight? Sono Vladi, piacere. Lei? This land is barren. Cursed by the old chaos. It gave birth to atrocities, and the people fled in fear. Until our lord, the Ivory King, came. Dear Lord, a most true king. It was with his magnificent soul that he built a Leyen Lois and contained the spread of chaos. In che senso ha usato la sua anima? Scusate. Letteralmente? È morto? But the chaos would not be sated, and the king gave his own soul. Inevitably, the king was drained of vigor and plunged into the chaos's heart.
The Liam Lois was frozen in time. Its leader lost. I remain here to contain the chaos, honoring my lord's wishes. Perhaps one day he will return. There is nothing here save that accursed flame. I have but one wish. That my dear lord might be free from that unspeakable chaos. I haven't the strength to help him myself. But perhaps one such as you. Though I am yet to know your name, stranger, will you lend me your strength? Beh, penso questo sia lo scopo del DLC, quindi non vedo perché no. Kind visitor, I thank you. Let me open the path to chaos. Se la porta qua sotto? Do all you can. Ah boh, io non prometto niente. Faccio quello che posso, però. La madonna. Finito. Non soffiano più? Vuol dire che posso cominciare a utilizzare le torce, ma... Many of Liam Lois's faithful knights followed their lord into the chaos. But not one of them returned. The king's dutiful subjects waited patiently for his homecoming. But it was too long a wait to bear. The knights of Liam Lois await a new leader. One who will guide them into chaos. Sto dicendo, ora i venti non soffiano, ma vuol dire solamente che possiamo utilizzare la torcia? O vuol dire che tutto è stato sbloccato? Secondo me è la prima, perché per sbloccare tutto sono quasi sicuro che... Salve? Che dovremo battere il boss finale e tutto il resto. Mi scusi, mi vede? Pronto? Ah, saranno i miei aiutanti, perché da solo non potrò batterlo il boss probabilmente. Mi sottovalutano! Oppure semplicemente è sgravo as fuck. Molto più probabile la seconda. Quindi ora non ci resta da fare altro che concludere l'episodio di oggi. Pensavate di poterlo vedere, eh? Invece non lo dovete trattenere la curiosità. Fino al prossimo episodio. Se il video di oggi vi è piaciuto, fatemelo sapere con like e commenti. Ricordatevi di iscrivervi. E noi nel dubbio ci rivediamo alla prossima. Ciao.